casa con tre punti d'oro per quanto visto in campo, sì, e per la classifica. Assolutamente sì, hanno portato a casa veramente tre punti importanti. L'anno, secondo me, l'hanno gestiti male. C'è Ventura che sta continuando a parlare con educatamente. No, ma Ventura è un signore sotto questo aspetto, anzi deve essere contento di quello che ha visto. No, dicevo, il Parma è sicuramente un momento dove il Parma deve capire che ha potenzialità per fare meglio, e secondo me tirare fuori un po' di personalità e un po' di cattiveria in più, questo sicuramente sì, perché oggi veramente abbiamo visto qualcosa che è difficile da vedere. 10 contro 8, non gestire bene la palla, non chiudere una partita che sicuramente andava chiusa molto prima. Bella questa cartolina finale che ci ha proposto la nostra regia con Brighi e Ventura a braccetto, sì, prendere la via degli spogliatoi, parlando civilmente, spiegandosi. Sembrava anche convinto Ventura delle spiegazioni dell'arbitro, e a mio avviso avrebbe anche ragione ad esserlo, perché comunque è difficile censurare il comportamento di Brighi. A mio avviso ha indovinato tutto, certo, poi ci sono diverse interpretazioni sugli episodi, ma secondo me le sue interpretazioni non erano errate. Andiamo da Angelo Radice perché ha un ospite. Eccoci qua con Paletta. Pochi, e poi insomma queste sono assenze pesantissime. Magari Kutuzov potrà tornare a disposizione, e chissà se ce la faranno, diciamo, i reduci dall'infermeria, però qui si fa grigia. Bisogna andare a giocarla, bisogna prepararla bene. Anzi, secondo me questi sono i momenti dove anche chi è stato forse o pensa di essere stato meno considerato ha il momento di tirar fuori qualcosa, e forse anche la gestione di un buon allenatore in queste circostanze viene fuori, perché tutti si sentono importanti. Se l'allenatore è bravo a farli sentire importanti, quando ce ne sarebbe bisogno, purtroppo qualche volta nelle stagioni questo succede, e questo è proprio il caso del Bari. Se non altro il Bari potrà, diciamo, svincolarsi da questa, dalla vecchia guardia, no? Dall'essere dipendente dalla vecchia guardia, perché a questo punto dovranno tornare utili anche giovani come D'Alessandro, che abbiamo visto questa sera impegnato nel finale, che può essere, sì, un uomo interessante da inserire più attivamente in questo gruppo, un giocatore come Galasso che può tornare utile. Insomma, si può ampliare anche la rosa dei titolari o comunque dei giocatori che Ventura può chiamare spesso in campo. Assolutamente sì, purtroppo ci sono circostanze come questa che è quasi d'obbligo, però la realtà è che se tu la gestisci bene un gruppo e fai lavorare bene tutti, sicuramente non hai le qualità di altri giocatori, però chissà che in questi momenti non venga fuori qualcosa di positivo. Sotto l'aspetto caratteriale questa è una squadra che non ci si può dire niente. Però deve stare un attimino più tranquilla, perché in certe situazioni di questa partita forse ha dato la possibilità all'arbitro o al Parma di portare a casa una vittoria, perché quella di Donati è chiaro. È un Bari a due facce, il primo tempo non ci è piaciuta la squadra di Ventura, va bene tutte le assenze, va bene le difficoltà, però è mancata proprio sotto il profilo del gioco una squadra sfilacciata, lunga, sì, senza giusti raccordi tra i reparti. Nel secondo tempo invece ha mostrato la vera faccia del Bari, quello che ha portato in alto la squadra di Ventura anche l'anno scorso. È davvero tutto, un grazie a Nanu Calderisi, grazie ad Angelo Radice, che è stato complicatissima per il Bari, campione del mondo di sfortuna, rigore sbagliato, palo, e chi più ne ha più ne metta. Saverio sta condividendo la tua analisi. Sì, sta condividendo uno... bene, ti sentiamo, bene. Vai un minuto. Vado, Saverio, avanti, sì. Ventura è venuto nello spogliatoio Bonucci a salutarvi, pare sia venuto anche il presidente Matarrese a dirvi qualcosa. Che cosa è emerso nel chiuso dello spogliatoio? Niente, è emerso che dovremmo trovare il santuario giusto, perché quello che è successo oggi ha veramente dell'incredibile, incredibile. Incontri il Parma, che è una buona squadra formata da buoni giocatori, anche una buona organizzazione, giochi senza 8 giocatori, crei una marea di situazioni, subisci un tiro in porta e prendi gol, il secondo tiro è stato fatto all'89esimo contro di noi, hai creato una marea di situazioni, hai sbagliato il rigore, palo al portiere battuto, siamo rimasti in 9 in qualche maniera, e in 9 contro 11 abbiamo chiuso il Parma nell'area piccola, abbiamo sbagliato l'1-1 due volte da dentro l'area piccola, una partita che è obiettivamente difficile da commentare. Ma è la conferma di un momento così, 9 giocatori fuori, poi con l'espulsione, l'ammonizione, ne avremo anche 12 o 13 fuori. Domenica a Catania 13 indisponibili tra infortunati e squalificati? Più o meno sì, ma chiaramente la rosa del Bari non ci permette di, però sono partite come queste che dicono che il Bari
in questo momento deve chiaramente parlare poco, perché quando non vinci non fai punti, certo, non ha importanza quello che hai creato, benissimo, eccetera. Ma lei deve qualcosa per Ventura, per la sua posizione? Adesso teme qualcosa, chiede Bruno Gentili per la sua posizione? No, la mia posizione, io faccio parte della famiglia, quindi non è un problema. Il problema è recuperare gli infortunati, questo sì, recuperare la salute dei giocatori, perché con i giocatori che si fanno i risultati. Ultimo provvedimento. Saverio, scusami, sì, siamo veramente con tempi ridottissimi, l'ha detto anche Di Carlo Ventura, è una ruota. Poi gira anche, ma grazie. Sì, ma fuori dubbio. Grazie. Linea allo studio. Grazie a Giampiero Ventura, andiamo da un. Buon pomeriggio da parte di Dario Massara, tra pochissimo il calcio d'inizio tra Bari e Parma, due formazioni che vivono un momento non esaltante, seppur arrivano da risultati positivi. Il tocco in orizzontale, Baliani ha spazio per il tiro, lo prova subito Baliani, gran conclusione di Baliani, palla sulla traversa ma non di molto. Pulsetti, palla sul destro Pulsetti, e la parata di Mirante, ancora una volta percussione centrale di Nico Pulsetti. Momento positivo per la squadra di Ventura, Caputo, Donati, ha spazio per il tiro, Donati, e la parata di Mirante. Barreto mantiene il possesso, ora Caputo, ha spazio per il tiro, Caputo, e la parata di Mirante. Tiro potente ma centrale con Alvarez che era tutto solo sulla sinistra. Finta di Marquez, cross perfetto verso Crespo, lascia Candreva, gol meraviglioso, Bari 0, Parma 1, Antonio Candreva, che gol! Ha messo col contagoccio questo pallone per il tiro di Candreva che ha calciato benissimo, di collo leggermente esterno andando a colpire l'incrocio dei pali sul primo palo. Barreto, l'apertura di prima su Caputo, può andare all'uno contro uno con Paletta, e le tocco verso Barreto! Atterrato Barreto, calcio di rigore. Calcio di rigore per il Bari. Fa chiaro cenno Brighi di aver visto l'intervento a forbice su Barreto. Non vedo il tocco, onestamente. Sinceramente sono caduti in tre e nessuno ha preso la palla. Il fischio di Brighi. Parte Parisi e la palla finisce fuori. Incredibile occasione sprecata dal Bari. In verticale, Caputo con il petto, Barreto al limite, Barreto palla sul sinistro, si allarga, Barreto, il palo, ferma il Bari, e poi Zaccardo il calcio d'angolo. Parte Marrakesh in mezzo, tutto solo Crespo, che errore dell'argentino. Occhio ad Almiron, carica il destro, Almiron, palla che finisce fuori. Pocino, il palleggio, poi lo scarico su Marquez, lo scatto di Marquez è velocissimo di lui, Masiello che interviene in maniera molto pericolosa, cartellino rosso per Masiello, espulsione diretta per Andrea Masiello, Bari in 10, Brighi non ha avuto alcun dubbio e finisce qui a Bari. Parma batte Bari 1-0, il gol è decisivo, l'ha segnato al 33esimo del primo tempo Antonio Candreva.